centro storico di Napoli, Piazza Bellini, non una piazza facile perché frequentata la sera da tanti ragazzi, quindi si sporca molto facilmente. In più questa mattina alcuni commercianti hanno imputato gli spazzini di non essere qui ogni mattina ad eseguire il loro lavoro, cosa che noi dobbiamo obbligatoriamente contestare perché siamo venuti qui questa mattina e abbiamo trovato proprio gli spazzini. Che situazione trovate ogni giorno qui? Come rispondete a chi dice che la vostra presenza qui la mattina non c'è? Ah, ma comunque noi siamo sempre presenti, tra parentesi, e poi tutti i giorni, fino al venerdì, lunedì al venerdì, si va bene. Il sabato e la domenica qua ci stanno milioni di bottiglie e tutto il resto. Noi siamo sempre presenti. Ecco, i giorni più difficili sono quelli del weekend. Il sabato e la domenica. Si mettono i ragazzi in mezzo alla piazza a bere e quindi fanno un macello. E probabilmente anche il periodo estivo fondamentalmente. Ancora peggio, ancora peggio. Cosa trovate? Bottiglie? Bottiglie, uno di tutto. Bottiglie da tutte le parti, rotte anche, non si capisce niente. Piazza Bellini quindi tutta pulita, gli spazzini ogni mattina sono qui, nel weekend trovano una situazione un po' particolare ma comunque fanno il loro lavoro. Il problema sono qui le mura greche che comunque non è di vostra competenza, ci sono milioni di lattine qui giù. Il comune che deve intervenire, non so, mandare o la SIA o non so, l'ambito di servizio, a parte che noi qua facciamo un altro lavoro, diciamo, di riassetto dopo, perché la mattina dovrebbe passare primo lo spazzino della SIA, togliere il grosso e poi ripassare per togliere tutti i mozziconi. Vedete, se fate un giro non c'è un mozzicone. Cominciamo con i giardinetti, tutte le cose, solo la cacca dei cani e cose che non ci potremmo fare niente. Che c'è tutto. Poi potete domandare qua ai locali, ai commercianti, cose, che noi facciamo il nostro dovere. Dicevamo, la situazione più tragica è il weekend, per quanto riguarda i giorni della settimana è abbastanza tranquilla, ancora più tragica è nel periodo estivo, perché giustamente si esce ogni sera, si esce di più. La sera di mattina stanno ancora i giovanotti in mezzo a qua a fare festa, a fare baldoria, si ubriacano, si fumano sigarette, cose, una cosa esagerata. Però comunque voi siete qui ogni giorno. L'unica cosa è qui sono le mura, qui sotto ci sono davvero tantissime lattine sparse ovunque, è davvero un peccato, ma voi avete ripetuto più volte che anche da parte vostra arrivano delle vere e proprie segnalazioni, perché questa non è vostra competenza. La segnalazione, giustamente, vedono a noi qua e si pigliano con noi. Dice, perché in effetti li attaccano anche. È normale, no, si attaccano, ma la gente che passa, cose, ci vedono così. Mica è colpa nostra che non puliamo giù. C'è una squadra speciale. Qualche volta l'abbiamo fatta, però c'erano state anche, siamo stati richiamati perché dice se ci facciamo ci facciamo una rottura di gambe e cose, non siamo mai riconosciuti, perché non è di nostra competenza.